Eccoci qua, Wagyu, eccoci qui, buonasera, Wagyuni, Wagyuni, Wagyuni belli. Allora, Wagyu, sono che 9:30, grande precisione la mia, ogni tanto ci tengo a profumo, che sono un tipo molto preciso, e niente, si vede che c'è una grande discussione, qua mi giù, oramai non si fa altro che parlare di quello che si è mangiato, quindi è pochinara. Sta mangiando culo, ovviamente ci è rimasto ancora impresso nelle nostre menti. Allora, volevo salutare, pari Guagliuno, praticamente ancora un succazzis e riuscì a commentare un po' live, che però dicono che giustamente sta col cellulare, però vada a voto, se vi ricordate, nella live che abbiamo fatto, se venuto Guagliuno che ha YouTube, del cielo, basta entra col cellulare, accede a YouTube e riesce a commentare, quindi un problema non sorge più. Vabbè, io vi saluto, però la prossima volta, mi raccomando, cercate di accedere col cellulare su YouTube e riuscite a commentare, perché non so, dalla fine. Allora, voglio salutare Andrea De Leva, Carmine Esposito, che tra l'altro è il compleanno di Carmine Esposito, ti faccio gli auguri. Alice Barletta, Franco e Raffi, Carfora, e Gian Domenico Martone. Quindi saluto a loro, a così insomma, stiamo a posto, stomma, magari stasera sto bruciando proprio la lingua. E lo schiaccio mangiato, se ne hanno ricutato in modo. Allora, chi c'è sta? Voglio vedere almeno chi c'è sta, gli amici del lunedì, gli amici del lunedì. Ah, aspetta un attimo, pagarete, perché sennò faccio, voglio sempre fare tutto quanto, ma posso io facendo sta questione un po' a Calleone, l'ha già letto già, comunque Gamer, José Calleone, Roberto Esposito, chi c'è sta più, Calleone, già, già, no, yes. Carmine Gallo, Partenope 31380, Mariano Genovese, chi si già agito, cosa, Giorgio Embradice, immancabile Partenope, già l'agito, magari sempre stessa, sta facendo questa questione qua così, chi c'è sta più, Evasio Tribus, Carmine Gallo, Fabbriche Merre, José Calleone, ah no, Simone 1926, Marco Bove, Benan 992, Antonia Menillo, Fabio Di Fusco, grandissimo, e poi Napoli Azzurro, il Triazzurro e tutta compagnia belga, Luca Cozzolino e vabbè, Marco Bove, eccolo qua. Poi 1988 Nemesis, che se non mi sbaglio dovrebbe essere Antonella, se mi sbaglio si chiama, non mi ricordo più. Comunque, poi come ho detto, ha intitolata la live, l'ho intitolata proprio con la data dell'incontro, perché ha già deciso, come vi dissi già un po' di tempo fa, di farlo all'inizio settembre, ha deciso solamente la giornata. E abbiamo deciso di fare il 2 settembre, perché comunque è una giornata tranquilla, se non mi sbaglio è martedì, se non mi sbaglio, non faccio preciso, ma c'è l'ora al capo, comunque dovrebbe essere martedì 2 settembre, con l'orario non so, però penso il pomeriggio, versi 4 e 5 pomeriggio, ma non lo so ancora con preciso, e abbiamo spero che venite, voglio, mi raccomando, perché mo faccio sta su, a me come nessuno sa per sempre vicino, perché sennò mi avete colore. Allora, voglio dire un attimo una cosa, aspettate un attimo, io penso che a voi mi state sentendo, credo, intanto voglio controllare, sì, penso sì, perché sennò già mai siamo andati a fango. Eccolo qua. Allora, cominciamo a leggere Cocco Bello Commenda, andiamo un po' indietro. Fabio Di Fusco, voi c'ero, sono Fabio Maltese, sarò 3 anni e 10 mesi, riesco a vedere la prima diretta in live stasera di Luvio, ovvero Fabio, poi oggi salutate prima, però veramente poi non mi rendi conto che tu la prima volta stai in diretta. E Fabio, dovete sapere, è un ragazzo che sta a Malta, non so come ve ne ho parlato qua sulla live, e che, cioè, che stava a Malta, praticamente se mi sembra sempre in live, il live nostro, praticamente si vive a Rop, no? Tutti sono registrate, per chi non lo sapesse, le live si registrano e rimangono sul canale, quando vi pulite vi vedete davvero, oppure vi vedete con me mo in diretta, e si vive sempre indifferente, però mo stasera finalmente è riuscita a stare, mi fa piacere proprio. Poi ci sta giù. Poi Nicola Monda, grandissimo, lo volevo salutare. Benan 992, c'è Rosia, avvitami. Mi fai morire quando racconti le tue storielle e quando fai pubblicità. Mi fa piacere, Benan, mi fa piacere. Eh sì, ultimamente mi sono pure su fare 3 storielle al mese, perché poi so cose che capo gli raccontano, so che ti invitano, sempre gli stessi, no, sempre gli stessi storie, però sempre, so che storie a raccontare, ecco. I compagni poi mi fanno raccontare, ok, faccio, allora c'è proprio un po' di che si faccia pure questi piccoli video a cui raccontassi cosa, così, se giusto per fare un po' poco, poi pubblicità, sì, so che cazzo, anzi, quando venite con pubblicità che può essere, cioè, che sa, ci ho pensato, ci sa, può fare, mandate a me direttamente un po' a
a Facebook, i mavi, così, ma non lo so, apriamo. Buonasera a tutti, il Triazzurro, Carmine Gallo, no, ci penso con me, Carmine Gallo, ah no, buonasera, saluto pure lui. Antonia Menni, lo c'ero, l'incontro lo fai solo il 2 settembre oppure fai 2 giorni? No, Antonia, per ora faccio il settembre, faccio, poi penso che ne facciamo un'altra, ma prima, cioè, cominciamo a fare un incontro e parlo proprio prima. Creca, Partenopeo 31, 300, un minuto alle olive. La riva di la lui questa marrone, no, io già mangiato, sinceramente non c'ho più fatto. Simone 1996, io lo seguo dalla prima live, guardiamo sicuro. Pasquale Troncone, buonasera grande. Ancora sono fatti amici e cose ce ne fu proprio. Nicola Monda, c'ero, sono le 21:31, io lo qui su, voglio sotto alle 21:30, ma posso mai scusare, ci sto proprio all'orario, quindi ci sto. Anonimo 88F, ciao Fabio, sei bravissimo e ti seguo sempre, una domanda. Cosa ne pensi della Littizzetto che ha donato 100 euro? Con tutti i soldi che guadagna poteva donare molto di più. Vabbè, però alla fine sì, effettivamente sì, tenei soldi. Perché, ma che ne sai su fatto che ha donato 100 euro? Io non lo so, sinceramente, è una cosa che mi stai dicendo tu. Però, io dici la verità, non sa chi si cosa can, non è che sa da giudicare le cifre, ecco, che oggi uno viene da pensare, cioè, allora, questi soldi, veramente. Però comunque, vabbè, fa niente, l'importante è che ha donato. Cioè, un po'. Alfredo Sozzo, buonasera Fabio, buonasera Alfredo, aspettate un attimo che riapro i commenti per chi si è sbloccati già e chiama subito, li leggiamo gli altri, fammi un po' questa voce che tengo, ecco qua. Tonino X, ciao, vuoi fare il video come quello di Bassmaster dei peli nel culo, a belli, Tony mi segnala un video che a me mi ha fatto schiattare il rosato, mi dice, a me su Ed Bassmaster mi piace assai. Per chi non lo sapesse, questo è un americano che fa video in America, appunto. È riciclato, cioè ci mette pure fare, non è americano, è pure fare solo America. Comunque, chi si fa questi video molto è proprio un mostro. Ma ha già parlato, occupato, si va ricordato in una delle precedenti live. Mi ricordo su video che faceva, cioè, sa zecchici e tipi lungo, e va camminando con un po' cavata, no? E sa poi, tipo, vicino ai banconi dei bar. Oppure sa calendario per pigliare qualcosa, senza far guardare la gente, che giustamente guarda schifo, guarda chi è schifo. Non solo c'è scioccolato, ma poi c'è pure il video per comunque non mostro, visto che lui è bellissimo. Solo che sai, il bot a me piace i pigliano video così e di farlo io qua. Per il bot poi penso che uno meglio se fa un'idea su, no? Comunque è un bello video. Poi mai dire mai, se uno c'è una capa tu facciamo tutto. Ari. Chi è questo? Ah, Nicola Munda, tenga freva a 38 e mezzo, la faccio un cazzo di copina, vabbè, chi lo sapete, voto pure a questo coso, mi dire, non voglio una frattiata, comunque ci dispiace e speriamo che poi ci... Napoli Azzurro, Fabri, mi saluti, sono Gioacchino Marco, il ragazzo delle immagini, sei un grande. Gioacchino, ah, Gioacchino Marco, è bellissimo, fai lì cosa a Photoshop, mi fai morire, mi hai fatto, mi ricordo, mi hai fatto una cosa tipo Oscar ultimamente, vabbè, comunque sì, che cazzo, mi piace, che cosa fai, continuo a farlo, perché io... Quando posso le pubblico e comunque mi fa sempre una bella risata quando è vecchio. Mariano Genovese, Fabri, saluto ma papà sta cercando fatica, pensaci tu, avrei come piace, pubblico e bracca, collocamento, comunque saluti al padre di Mariano Genovese con l'augurio che ha potuto un lavoro quanto prima. Ares Ur, Fabri, sono Gabriele, mi saluti, ciao Gabriele, Alfredo Sozio, non mi pensa mai, come ne pensa mai, Alfredo, se tu non pensi più, una volta mi scrivi un po' che tu, ogni tanto facci sentire, ogni tanto facci sentire, quindi... Tu, mamma mia. C'è Luca Cozzolino, c'è un Napoli si è comprato a Sandro e Luca Sleiva, ovviamente se facendo. Io oggi si va a Martare un attimo, quindi non ho seguito proprio le... Però non c'è un grido di capelle punte, la pensa a pezza a capo, non so, c'è chi ti ha finito solo un capo, se è cattato di giocatori in aranato, mi sembra un po' strano. Comunque andremo a vedere. José Galleone, c'è Roma, Puskaška non c'è sta. A Puskaška che è cavato da certi luoghi, un po' fuori luogo. 1906, Nemesis, ah, sì, Fabrizio mi chiama Antonella, visto che memoria, poi immagino, purtroppo non posso venire all'incontro, lo so, perché se non mi sbaglio tu abiti in Francia, quindi io, se mi ricordo pure stasera, spaccato stasera, mi sta ricordando un sacco, però mi dispiace, ovviamente tu stai in Francia, un cazzino, ovviamente, una cosa, però vabbè, ci vediamo se facciamo ancora in Francia o no, però vabbè, tanto ci sarà occasione, dai, di conoscerci sicuramente, quando facciamo occasione incontro e tu puoi venire, ci fa piacere. Giorgio Embratice, c'è Rincilla, Antonia Mennillo, mi ha inviato la richiesta e ancora deve accettare, Rincilla Canum, Canumma Magna, addirittura, quindi Antonio Menni, tu hai sentito quello che ho detto, e quindi regolati di conseguenza.
Gennaro Migliore, ma come finisce i più stessi giocando nei miei amici? Ma non lo so, io già vado a White, sta scendendo uno Maggiore, mannaggia, abbandono, comunque sei la più posteggiata delle nostre live. Gennaro Migliore, cosa ne pensi del gesto di Insigne a Echiura? Echiura è vicinissimo alla Juventus, non ci credo, non ci credo che Insigne è vicino alla Juve, e poi gesto di Insigne, ma sai che la Juve è facile a giudicare una cosa quando uno sta fuori, no? Ma, per esempio, io potessi pure dire, ma Ville è tutto spunto, hai trama, e chi ci sta pure questa cosa qua, però comunque sai che quando uno sta in accavato, e uno reagisce distinto, purtroppo il voto capita, pensa che la figlia, pure lui, no? Qualche volta, non so, ci ha detto una cosa che non voleva ricevere, ha fatto una cosa che non volevate fare, capito, voglio, sono cose distinte, uno è che il mezzo che ha detto la maglia, allora non rispetta la maglia, no? Insigne è struzzo, che è struzzo, non è che la gerisce, nel senso pure, perché è guaglione, uno dice, quando è Insigne, io 23 embrio, cioè alla fine è guaglione, quindi alla fine ci sta pure queste cose, cavolo. L'importante è casare piglia il gioco buono e fa poco gol, quindi noi dopo di 10 ci dimentichiamo tutto. Gennaro Marigliano, ciao Fabrizio, finalmente sono riuscito a commentare. Grande, grande Gennaro, mi fa piacere. Domenico Sarnese, buonasera, grandissimo Domenico Sarnese. Domenico Sarnese è un guaglione in gamba, perché sta sempre a condividere, sta sempre a commentare. È un guaglione molto attivo, io mi ricordo il suo nome sulla Sagittulla, così se vabbè, comunque Partenopeo, a me mi devi chiamare Lelluccio Partenopeo, e cercherò di ricordarmi Partenopeo, però tu quello che dici, no, si dà ci chiama Lelluccio, anche non scrivo Lelluccio, ti chiamate Partenope, ma manco Partenopeo, Partenope 31380, magari il numero la targrama, cioè, ti chiamavo Lelluccio e ti chiamo Nicola Monte, saluto, ciao Nicola, ciao Conto Nicastro, grande, ciao Fabrizio, Dario Tabasco, pure il ritorno di Dario Tabasco, che se non sbaglio sta in Svizzera, giusto, se su spaccare, ma non ci mangiate pesce, ma ci mangiate pesce, fa proprio la memoria. I Real Power, sei un grande Cerui, grande Real Power, il Trio Azzurro, salutami, ciao Trio Azzurro, Carmine Benelucci, grande Cerui, José Calleone, mi saluti, magari poi ma posso chiamare, ho suggestione, Simone 1906, Cerui, io sto dal cellulare, basta accedere e si commenta, hai tu Simone, vai giù, soprattutto a Simone, che ha già salutato mo', che mi dicono perché voglio scusa, buono, fine poco tempo fa, ma mo che avete capito come si fa, perché sai che poi guarda, ma mi ha descritto non mi ha già salvato, però mo perché sono venuto un poco, cioè come dire, i bot capito che vengo in culo, e metto subito un link per là, ecco, e non riesco a leggere i messaggi un po' a Facebook, quindi mo sono riuscito a leggere questi messaggi, sono riuscito a leggere a voi che era salvato, ma non può essere sempre questa cosa qua, quindi cercate di collegare. Partenope 31 380, ragazzi, Lelluccio, voi c'è un dopo, guarda, Paro Pisellino, figlio e braccio di ferro, mo ricorda Pisellino, ma ricorda braccio di ferro, ma ricorda Pisellino fa un sacco di gomorra. Gianluca Cozzolino, ce lo ti sto votando, infatti mi ha mente, ce lo ti sto votando tutti i giorni, stai scassando al concorso dei Pandella, se vinci portaci tutti a mangiare, voglio, questo è poco troppo, però voglio, grazie Gianluca, innanzitutto che stai votando tutti i giorni, io colgo l'occasione per ricordarvi che penso che è giusto la vita e quindi non sta dicendo giusto la prima cerugia, però per chi non lo sapesse, stiamo facendo questo concorso con i Pandellas, un concorso che hanno indetto questi Pandellas, dove praticamente si vince di fare un video con loro, no? Sti guagliuni sono molto famosi su YouTube, quindi se noi facciamo un video con loro, a noi ci fa piacere perché è una grande pubblicità, quindi sì, potete votateci in Coppa Nusita, che oggi mi sono Coppa Africana, mi pare come è tornata a votare, si può votare anche tutti i giorni, e fino a ringraziare la Marona, siamo primo posto, io non so quanti voti ci abbiamo, forse 2000 e qualcosa, non so, con Sam Scassano, ma la mente mi fa proprio piacere, voglio già ringraziare tutto quanto, perché veramente c'è stato tutto una pazza, mi ha dato un piacere enorme, quando è stato il primo giorno che ha già fatto video per dire che ho votato, sono arrivato un sacco di voti, ci spaccano, quindi veramente vi ringrazio, un po' porta a mangiare fuori prato, perché veramente sarebbe un po' tristi soldi, ma vanno tutto a sovrano a mangiare fuori a tutto, ma andiamo, facciamo una cosa i soldi e poi casomai un giorno vi ringrazierò e vorrò fare una bella pizza. Antonella Covella, ciao Cerù, stai diventando l'idolo della polizia locale di Milano, addirittura, faccio che succede, perché non ha già fatto niente, sono un ragazzo molto onesto, molto, spero che sia per i video e non per altro, perché veramente sto facendo bravo, ha sempre fatto bravo, non sono un tipo da polizia. Tonino, ciao, ciao, ah, già,
Carmine Benedici, ma il 2 settembre a Chievo, Carmine Eufrate, non so se c'è ancora, non lo so perché, però penso che sì, 4 e 5 pomeriggio, poi faccio sapere, ci manca una settimana e quindi a posto. Aspettate un attimo, voglio riavviare, guardavo dei commenti con il blocco, e ecco qua, aspetta, fammi vedere, Arussan, eccoli qua, tralalero, tralala. Ecco qua. Allora, andiamo a brain coppa perché io voglio leggere tutto quanto come il mio solito, non me ne voglio perdere manco uno, perché siamo a PCV, ecco. Allora, chi sto fa tra... Ah, la polizia locale, ma capite? Oh, spiegami pure perché sto fa tra la polizia locale, perché voglio sapere. Sprisco 94, mi tengo pure la freva, e credo, voglio, che è successo? Sarà un virus, tutto quanto la freva. È strano, sai? Ma sai che perché... Fondamentalmente sta cominciando da ieri, la gistica sta cominciando a fare poco più fischietta a sera, infatti sono sempre più fradito, a proprio giorno sono sempre più fradito, e il cervello è buono, sta cominciando poco più di 4, ma già mai ci metti i casettini, non è che metti i casettini, però già mai ci metti i casettini, poi c'è qua, stasera sembra di no, sembra che fuori piace lo suono. Comunque, andiamo avanti, Nicola Munda, adesso Abishu, Carmine, credo, Diego, Juan Diego, tra su, Diego, tra su, Diego, non qui, guardi, ah, qui, Diego Laurenti live, cioè, per pure, quando faccio, Diego, ma Diego, c'è sempre da te, ma è noi come, dice tutto vale, cioè, è vero, voglio dire tutto vale, effettivamente, Diego ha ragione, io dico soltanto bugie, anonimo, 80, Fabrizio, fatto della Littizzetto, l'ho letto su Facebook. Sì, ho fatto la lettera. No, io non so questa cosa, perché la verità, io non la so, però poi faccio sapere, però già ci stiamo, fa niente, la donatrice, ma che ne sanno, cioè, vuole sapere che ne sanno che sta donatrice di Roma, cioè, alla fine può essere una, che erano 1000, boh, stanno sbagliando, 0 in più, vabbè, comunque, Aresur, non mi è piaciuto il suo saluto, Aresur, come te l'hai salutato, non mi ricordo mai come te l'hai salutato, comunque, ciao, Aresur, sì, dai, ci facciamo un saluto un po' meglio, Alfredo Sozio, ah, quest'anno vincemmo noi lo scudetto, fossa la Maronna, fossa la Maronna, gestiamo lo scudetto, io lo spero, però, non gran presto per dirlo. Carmine Beneduce, cioè, dove sei andato a male? Sembra la Gaiula, sì, sono andato alla Gaiula, perché là si sta buono, sinceramente, mi piace, il mare, fatto bene, si sta tranquillo, oggi forse si è proprio una bellezza, c'era poca gente rispetto ai giorni precedenti, e si è buono, diceva, bella di sole, mare, ecco. Roberto Esposito, cioè, ma il concorso per fare il video con i Pandelas lo hai vinto? No, in momaggio non ti riusciva a fatta la capatanda, proprio... no, non l'ha giugiuta ancora, proprio perché finisce il 15 settembre, quindi... non l'ho vinto e spero di vincerlo, perché spero. Benan 992, c'era un kite mogliere dopo il video delle tizie. Ma night niente, voglio mia moglie tranquilla, tanto alla fine sa come sono io, quindi alla fine non sa più, non è che sa più, ma sapevo che stai facendo su video e quindi non ha detto niente. Partenope, non ci pensava tutto, ma super rimazzato, no, non ne aveva, mia moglie è tranquilla, poi l'ho spiegato anche in altre live, che alla fine tutto a posto. Tutto a posto, poi ci siamo divorziati, quindi poi alla fine tutto a posto. C'è Partenope 31380, c'ero, ma che ne pensi degli sponsor sulla maglia del Napoli? Ah, ci sta l'acqua, ci sta la pasta e qui tuo presidente pensa sulla maglia, bella questa qua, questa è una bella battuta, non so se hai tu questa battuta, ho copiata qualcuna, però non ci ha giusato mai, cioè, c'era proprio pensati, no? Di solito sono a cercare, no? I boti ti fa una battuta, però questa dice è bellissima, che l'acqua è l'acqua lite. La pasta sì, perché quest'anno c'è la pasta da Garofalo, effettivamente presente per un pappone, ecco qua, proprio bello, sta battuto veramente Partenope 31 di spaccata male, non so se questa battuta è molto bella, non l'avevo mai sentita. Dario D'Abasco, ciao Fabrizio, grande Dario, ti ho salutato prima, non so se sei ancora in Svizzera o sei a Napoli per ferie, spero che sei ancora in ferie e ti sia rosa. Giorgio Embratice, pari palla, mica per qualcosa, non so se sai il nome di Giorgio Embratice, possa avere qualcuno. Mariano Genovese, aggiolassata a Napoli, una banda di scimmie che non nemmeno cazzo rinnautante, citazione di Giacalo, questa qua. Ciro Cipollaro, ciao, potresti salutare Ciro e Carmen, sei un grande, rallegri sempre le mie giornate. E come no, Ciro, saluto anche Ciro e Carmen, ciao Ciro e Carmen, da parte di Ciro Cipollaro, sai, baci salutato, ok. Gaetano Annarumma, c'è un parufrato e Higuain, ho pensato che era un parufrato, diceva, ci sono frati Higuain, è più accettabile come,
come cosa. Possiamo amare o noi questo frate wine, ma nasciamo. Ma pure oh, nasce tipo frate wine, no? Un frate cocchi di colatura, si muove, si proprio che pacchi in all'acqua, tutta la vita, ma ci passa. E mi faceva i soldi, frate, mi dicevo, frate, mio frate, ma dirmi tu, sei in e non, cioè, dammi pure 1.000 euro mese, ma c'è tanto un colatura, questo è 1.000 euro mese, ma faceva 1.000 euro mese, si va a posto, con tutta la vita. Antonio Amennillo, messaggio per Giorgio, trema, Giorgio, trema, non voglio avere persone tra gli amici con cui non parlo, o che non conosco, sorrisetto, già ci stanno, non pare che mi scassi un pazzo, scusami, io quando io Giorgio in Brasile, ma nasce, cioè, voglio, ma però, ma, già, ci sapete farlo con i film, ne un po' di fuori, però, cioè, facite proprio, piano piano, da fare cose, piano piano, da subito dietro l'amicizia, si fa attaccare, piano piano, ti va a fare una piano piano, battutella, poi piano piano, che lo fa, cioè, cazzo, pure va a chiedere questo, l'amicizia, si chiude un cavallo, no? Un andare. Il film si mette un po' più. Valle Catanzaro, Ceru, a che ora hai mangiato stasera? Ci tengo ai tuoi ruttini, come al solito. Allora, stranamente, Valentina, tu sai benissimo, dai, quando mangio, quando faccio la live, poi mangiano poco prima, e quindi muoiono i ruttini, no? Perché poi faccio il corso, metto il computer, allora sono ancora in digestione. Stasera, stranamente, non so, pure ci ho mangiato, ho mangiato proprio poco prima di fare la live. E stranamente ancora mi davano in un rutto, poi mai dire mai, perché proprio posso fare un ruttone, bello, cioè, pacca, proprio schermo il computer, ma ancora non mi è venuto niente, cioè, mo, mi azzanaro, però ci mangiato, però non lo so, non lo so, è strano. Poi dopo va a nuzzolo, cioè, poi la sera, no, mi piace assai mangiare, poi la sera soprattutto, chissà se arriva buona, ma non lo metto a Paolo, scamazzo, proprio tutto cose, però stasera, stasera pure ci mangiato. Ma non so se si in faccia tutta, dice, un po' lo scopriamo, poi la faccina è buona, risolvi metà di adesso. Simona De Capola, ciao Fabio, Simona, tutto bene, Simona pure un po' di tempo che non la vedevo, ma forse in vacanza, Simona ovviamente, penso che questo è stato un periodo di come scordi, perché subito è andato, però parecchi di voi sono andati in vacanza, beh, da loro, e quindi eccoli qua. Il trio azzurro sta senza pensiero, ovviamente. The Show 2.0, ce lo sto aspettando ancora le pizze a Posillipo, le birre non le rimanere là. Eh sì, che la cosa che ci ha raccontato in naso, ma hanno fatto le pizze, che è veramente una cosa che è rimasta alla storia. E poi, raccontando che la cosa della pizzeria, addirittura mi scrivette, ma che smusso da 10 anni, perché mi è capitato 10 anni passato, ma ha scritto il luogo proprio della pizzeria, ha scritto disgraziato, ha fatto commenti, mi ha fatto piacere. Perché a chi si usa ne va a invece poi bella e buona ci c'è poi non posso fare tra pizzi se la visti ma penso proprio di fare Mister Trollman voi c'ero si troppo simpatico quando fai i video che sfrutti pubblicità fanne altre no si sì, faccio non preoccupate cioè a me quando vi una bucciata mi dispone pochi e poi la faccio non è che ma poi faccio ogni tanto ne faccio ogni morti qua poi ogni tanto c'è cioè, ogni 3-4 non esce sempre. Cazzo, che vuole? Ah, Diego Marino, grande Diego Marino, Fabio, ma il prossimo video quando lo fai? Diego, la verità, video, cioè, io penso che tu intenda video su YouTube, ma non so c'è ancora, non so c'è ancora quando lo faccio, però fra poco, comunque, non so almeno poco a mare, ci godiamo un po' ancora questo clima estivo, dopodiché poi cominciamo a punto da capo e ci mettiamo a fare video. Però già sviluppare le idee che comunque già sappiamo che la gamma fa. Mo' amare solo quando la gamma fa, comunque già sappiamo che la gamma fa. Ci sarà da divertissimo, preoccupato. Tengo pare bomba, pare per mano. Elias Nappi, c'ero al comico ci facciamo la foto io, tu e Adriano Iovice. Ma purtroppo pare un PayPal e non l'ho pubblicata più. Fatto buono, però perché ovviamente il bot sta cercando. Sono veramente vergognoso, ma no perché, ma perché proprio io vengo una sfaccimi panzannanza. Un chiesto caparo caduca, quindi mi lascio, mi fate buono, ti ringrazio, caro Repubblica. Casomai ce ne facciamo un'altra nell'incontro che è organizzato per settembre. Eh sì, ci facciamo un po' più bello, un po' più preparati dagli amici capelli, mettere un panciotto per la panza, veramente si può guardare, la maglia un po' più così, o scambi nera, una maglia nera che snellisce, e prima dice, poi bene, poi ci facciamo un'altra, poi bene, poi manca che là ci facciamo. Cioè, c'è una plastica, cioè, ok, così, ci facciamo proprio a dare il buco, no?
E vabbè. Angelo Mazzella, Fabio, per piacere, mi saluti. Grande Angelo, che stava pure lui al comico, non mi ricordo perché faceva una randella, non mi trovavo, non mi ricordo, e poi facesse una corsa su e padre, mi ricordo, e si sì, disse, oh, mi posso fare una 10 metri, che niente, tu ci pensi, no, però eri tu, mi ricordo, Angelo Mazzella, non mi ricordo. Napoli Azzurro, c'è Roma, a quanto tempo non lo fa a Barno? Ah, sei un grande, no, sinceramente, ma ha già fatto poco tempo fa, non è proprio una barba, cioè ha già fatto, cioè, prima ha visto, no, ma ho ridito in live, in video, che poi teneva una barba più a posto, no, invece se è una barba tranquilla, forse sembra così, se sta a posto, però purtroppo poco cresce, cose, non può, cazzo, ma ce la fa, però mo saranno, quattro, no, se una settimana, boh, una settimana più o meno, non lo facciamo. Allora, lo so, Omicron, ok, già detto, Salvatore Romano, Fabri, e non mi pensavo, Salvatore, il suo primo commento che fai tu, Salvatore, dipende sempre, ma a volte capita, Salvatore, io questo lo dico mo perché così ne approfitto, che poi dopo, quando va a live, no, non so, ci va a aprire l'email, per esempio, e vedo che i tuoi commenti, già da ci occupo, vanno a fare un po' all'email, certi li vedo qua, certi invece vanno a fare un po' all'email, questo è un mistero, proprio una cosa da Adam Kant, cioè la domanda a chi, le mister, chi mi piace, come cazzo è successo? Ho fatto la barba. Alessio Jeff Perrotta Ardi, 18 nomi su un passivo. Sono Vincenzo, e te potevi chiamare Vincenzo con passivo, se posso mettere 3-4. Colui che ti ha detto che si può votare fino al 15 settimana, lui si è perdonato, si è perdonato, ma allora tu ti chiami Vincenzo Pucca, se non sbaglio, stasera sto spaccando proprio a memoria, mi sto ricordando proprio tutti quelli cazzo. Fammi sapere se sei Vincenzo Pupa, perché va già ora si sto dicendo stronzato veramente, mi ricordo. Eh sì, ti ringrazio perché mi hai detto questa cosa fino al 15 settembre che si poteva votare in NASA, proprio, e quindi tu me lo hai detto e ti ringrazio. Benan 992 c'è Roma, secondo me sono i Pandellas che hanno l'onore di fare un video con te, no? I Pandellas sul forte perché su Guagliuno che fanno i video già da un sacco di tempo, ma pure prima che li facevo io. Perché mi ricordo che quando abbiamo cominciato lo già facevano qualche, ma non proprio tantissimo tempo prima di me, però un po' più tempo. E mi ricordo che vabbè, comunque un po' visualizzazione cavallo, comunque sono, cioè, comunque su Bagnolo Nord, nel senso che comunque fanno video che magari a noi non è che ci piacciono proprio passare, perché comunque parlano in italiano, cioè mi sembra puttana, ovviamente, sicuro. Ci piace più una cosa sentita nella lingua, però comunque sono Guaglioni in gambe, non si può dire niente, anzi, è uno veramente, se fosse che cazzo fanno video con loro, ricapita. Allora, aspettate un attimo, voglio riavviare la pagina perché non sono finiti i comment, riavviamo, eccolo qua, aspetta, che poi si avvera. Teniamo in alto la nostra bandiera. Na, 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 na. Aspetta, Mare, andiamo a vedere. C'è lui, racconta. Scusa, perché non voglio zumbi con me. Eccoli qua. Già uno, c'è tu, odi la Juve, salutami. No, la Juve, cioè, non sa, non lo può fare, però odio no. Allora, eccolo qua. Aspetta, Fabio, che sta con già Roberto Colì, Antonio Luciano, Fabio Rivu, M. Sciavut. E poi Paolo, ecco. Carmine Esposito, cioè, mi sono collegato appena 5 minuti fa e non so se mi hai fatto gli auguri, sì, te l'ha già fatto Carmine, proprio all'inizio, anzi ti faccio una volta Carmine Esposito, auguri, capo? Carmine Esposito, se non mi sbaglio tu, si tale e qual a Rocco Hunt. Magari io ci sto fotografando un po' a Facebook, sai che l'end, proprio lì è Rocco Hunt, e si tale e qual. Penso che questo giusto hai già 12 minuti quando mi sai, secondo me di scagnere proprio visto che è una cosa incredibile. Anzi, se fosse a te, asciutto la stessa cosa, che mi facessi tipo so, ma buscassi i soldi, ci si pazzotto, asciutto, ma veramente, questa è una cosa, te l'hanno detto, mi assomiglia a Rocco Hunt, tale e qual, non lo so, almeno ti faccio, poi avvicino giusto, ci vanno quando con me, ci vanno vicendo. Comunque, Roberto Colia, grande cielo, stai sempre in due sparagni, minimo, sempre, sparagno forever. Roberto Colia, grande cielo, stai sempre, ma andata voce. Carmine Gallo, Fabri, tra la live tua e quella di Mc, ho scelto la tua. Ma poi inizia a chiamare chi è Mc, però è per ignoranza mia, proprio si può dire chi è MK, sta scritto da C. Comunque, Angelo Mazzello, va Fabri, mezza volta che il mio tablet mi fa vedere la live, mi saluti. Ecco, a volte la fortuna ci sta. Partenope 31380, che forse l'è Lucio, se non mi sbaglio. C'è Roma, un altro video con musica e voce di Giancarlo Cervelli.
Eh sì, è che sei una bella idea, pure, una bella idea. Ma guarda, una mezza idea, io ne ho già, ci fa una cosa anche a Giancarlo Cervelli, ma io penso che la facciamo per questione di tempo, perché poi Giancarlo è un amico, e quando può, sta sempre smettendo di discussione, ci presta la voce per farsi canzone, come Gonzalo Gollo, come che spendi, la cantatrice spendi, quindi sì, hai voglia. Fabio Di Fusco, cioè, ma roba, stai pure nella live di Diego. Non so, perché non so se Diego fa live a Rock, sinceramente. Io so che lui la fa il giovedì, però non so se si la fa, ecco, boh, non lo so, può darsi. No. Antonio Luciano, buonasera. Roberto Colia, anche io sto con la febbre, la fasciuga, se stamattina voglio stasera il trillo, te ne frego, ma cioè, non lo so, ma possiamo mischiare pure a mezz'anno, non mi devo lasciare a fuori di rientro, perché a scifo proprio la frega, che non mi va. Poi la bufetta Raffi, grande Raffaella De Fazio, eppure parecchio Raffaele Catone, ci sai, ma stavi in vacanza, stavi in Calabria, e quindi sei perdonato, andrò qua. Carmine Gallo, Fabio, e perché sta cominciando a scuola? Ah, è perché sta cominciando a scuola? Questa è una cosa triste, questa è una pagina triste, voglio dire. Ci stai pensando, ultimamente, stai pensando a questa cosa, scrivevo di pubblicità, dei quaderni, di cose così. Tu anima, ma vai a pensare a chi vuoi, io non ho già una comincia a scuola, ma sai che cagami di cazzo, esagera. Mi ricordo quando gli va a scuola, ma voglio una botta in fronte proprio questa cosa, cioè stai proprio male, perché poi 3 mesi va, cioè 3 mesi di festa, non si va giù palloni, va a mare, poi se la fottevo proprio, i compiti con l'estate, da fango, i compiti con l'estate, cioè comunque pensavo, allora, bello e buono a cominciare di fatto, fra poco comincerà, o già sono cominciato, non lo so, la bella buoncina, allora le scuole inizieranno il 15 di ottobre, ma proprio una botta, proprio è bruttissimo, stavo veramente condoglianze da parte mia, come veramente come se io fosse morto qualcuno, perché secondo me è la stessa cosa, ammazzata brutto, la scuola è una cosa proprio a scifo, proprio, e comunque, c'è cioè, tutti che per esempio, bravo, uno diceva, ma tu hai ricevuto studiate, a scuola è bello, anche se lo ha, lo sa, tu quando fra amici, cosa quello è bello, quella è una cosa bella, puris, perché, vabbè, comunque, tanto non c'è nessuna professoressa in linea, quindi il primo ricevo, mi vabbè, butti il professoressa, come ci facciamo da me? Vabbè, allora Antonio Napoli, Pernice Napoli, buonasera a tutti, ci sono anche io, sicuro, se te li sei levati, ma ecco, i peli, ah no, e tengo sempre, guarda qua, qui sotto ascella, qui la qua, e pure un po' di porchiacchella qui sull'ombelico, no, mi fa sì, sanno, ma ci vuole, di solito ogni tanto mi levano poco, no, sti peli, cioè, tengo solo un piede, tengo un po' un bel lì, e poi mi levo, ricapo, uscivo. Chissà la cicatrice, la frutta, a me tutti rimane a tengare, ma rimane a comunque, Antonella Covella, perché taggo i miei colleghi nei tuoi video e faccio in modo che ti conoscano? Ah, quello riferito al fatto che la Polizia Milano mi conoscesse, dice, ma perché la Polizia Milano cazzo? No, per i video ovviamente. Ti ringrazio Antonella, grazie che ci fai pubblicità a Milano, ma pure, che pure è buono, che hai fatto bene. Simone 1990, c'era un Massimo, un po' diventerai famoso, ti ricorderai di noi, ma voglio, ma fossa Maronna è diventato famoso, e poi ovviamente sì, guarda, io, cioè, già stasera mi sto arrivando 4-5 nomi, che non è poco, non è poco, comunque. Allora Mendillo, c'ero, quando ci incontreremo tutti quanti insieme, hai intenzione di fare un video, ma se non lo vuoi caricare su YouTube, puoi metterlo in gruppo a Facebook, penso che farebbe piacere a tutti, ma perché no? Sinceramente ci ho pensato, ci sto pensando pure, già avrei, si vede un compagno mio, ha telecamera, così viene puris, perché no, ti fa piccolo, cioè, nel senso che comunque può riprendere un po' l'incontro, così poco, come sai, cioè, ci metto un montaggio, cazzo, un motivo, a Facebook, a YouTube, sì, è una cosa che, cazzo, se posso, se sto compagno mi viene, lo faccio tranquillamente a mio padre. Simona De Capola, ciao Fabri, qui Simone, già ti ha salutato, avevo lo stesso commento di prima, vabbè, comunque ti saluto. Vale Catanzaro, hai visto che il secchio d'acqua se l'è buttato anche Alessandro Siani, sì, agisce questa cosa che ha seguito tutta. Che sa di cazzo, Alessandro Siani è simpatico e c'è sta poco fa. Allora, quella con Manhattan è spopolato. Quale? Ah, video la pubblicità, ho fatto un taxi cose 20 km a Manhattan col taxi da Pistraso. Chissà quando la soldi ci sono 20 km in taxi a Manhattan. Vabbè, comunque. Alfredo Sozio, mai su interisti c'è roba, ma tu vuoi essere pure me lo porto proprio. Angelo Di Micco, Fabri, non puoi mettere il link qua così votiamo tutti. Che sei una bella idea, voglio più, però che sei una bella idea, però me lo buca, cioè, caso mi metta roba a Facebook, per carità,
passa un po' a Bacche Camillo, dopo a Bacche Camillo, un po' sotto, no? Tanto qualche posto di qualche giorno fa, oppure su Frenge Cerone, ancora meglio, perché là metto meno cose. Quindi se scorrete la Bacche Frenge Cerone, trovate sicuramente su fatto, un sito si chiama Too Much e Natu Cazzo, che a me dico, però casomai un po' a pagina I Pantellas Peopole, se ci scrivi Pantellas Peopole, è il primo posto, io non lo passo sui votate cose, quindi è veramente una Roberto Esposito, hai figli? No, non ho figli. Fabio Farina, cioè, ha già fatto un po' tardi, ma sto, ma c'è sto, non so, lo qua Fabio tranquillamente, che non sta mai scuro, tra sicura, pure, pure, meno quando tu, ma sei a casa tu, quando fa roba. Caetano Annarumma, c'è se Gino lava Gino, Gina, che ne sa, ah, la vagina, praticamente, gli leggo questi commenti come dici tu, cioè, ci faccio fare un po' pari là, e i Simpson, boh, ci faccio scherzo, come si chiama, Bart, i combustruz, ci faccio, vabbè. Gennaro Marigliano, c'ero, ma nel video delle tette ti andavi a cercare le ragazze più belle o ti passava? No, sinceramente, voglio guardare, a me me ne fottevo se era bella, se era brutta, ovviamente, se ci sia qualche scardabagna proprio inguardabile, allora cioè, non la fa, ma però ovviamente non è che poteva fare selezione di chi è bello e chi è brutto, perché ma poteva, io ero qua facendo qualche competizione che si va a guardare moglie e c'era una faticaccia esagerata, perché non tutti ovviamente dicevano sì, va bene, mi butto quando preoccupo, ovviamente la gente diceva ma no, ma io sono fidanzato, cosa faccio? E già, diciamo, mi sono rimesso a fare la selezione che vogliono belle mezzo profondo dei muri 1095, quindi no, non mi sembrava il caso. Aspettate un attimo solo, aspettate un attimo solo, la ragazza, eccolo qua. Stai senza pensiero, due fritture, vabbè, questi oramai, questi commenti proprio così. Nominami per piacere, si speciale, chi è? Alessio Jeff Perrotta Ardi, mai già da nominato prima, già detto commento. Maria Genovese, haha, ce l'ho qualcuno da giovane a tua. Eh sì, da GT2 settembre facciamo l'incontro a Piazza del Plebiscito, qui Simone a tua, ce l'ho là, e fra una settimana poi alla fine, veramente mancano 7-8 giorni, lo so, sì, 7-8 giorni. Anthony Capone, ce l'ho, sono venuto tardi da correre, però ce l'ho fatta, no, Anthony, addirittura mi sa correre, è riuscito, no, ma non ti preoccupare, vai tranquillo, mi cassamma e non... Sei sereno, sei senza pazienza. Fabrizio Farro, Fabrizio, puoi salutare nel video? Fabrizio Farro, ciao. Ciro Cipollaro, rimosso il commento, il canale. Roberto Esposito, Ciro, il racconto del portapizzi è stato bellissimo, mi ha fatto morire. Sì, che tra l'altro è una storia vera, poi è una cosa che io non posso mai scordare perché mi è rimasto impresso a me. C'è una figura immediatamente che è rimasta la storia proprio di questa pizzeria che è ancora mod. Cioè, però la c'è da quando hai fatto su video, no? Mo, seriamente. Quando ho fatto questo video, praticamente a sotto qualcuno ha commentato tipo, però sai la prima è capitata, tipo taggavano un bagno loro, per esempio, da Ciro Expo, cioè, andare a Magic Ciro Expo, taggavano amici loro, anche dicevano Ice, Valentino, pure Ice ci è capitata questa cosa, quindi sono cose che fortunatamente, meno male che è capitata, però qualcuno è capitato solamente a me. Io pensavo che mi era capitato solamente a me, diciamo, sono un po' più sollevato, ha fatto il buono a questo video, così, dicendolo questa cosa, aggiuntate, dicendo come a me, che una fare tre vecchie, e si scordano le cose ogni tanto. Ah, boh, perché la sera comunque era una sera che si fa di candela, pizza tipo pacciuccio proprio, cioè un sabato particolare che non si capiva niente, quindi poteva capitare, che buono, ha giocato una figura in me. Gaetano Annarumma, ce lo saluto, ma cazzo, la parte della festa. Questo, ogni tanto c'è sempre un commento oxfordiano nelle nostre live. Adesso, andiamo a dire, Ciro Cipollaro, ciao Ciro, puoi salutare Ciro e Carmen, sei un mito, rallegri sempre di me, ciao Ciletz, come ciao grande Fabrizio, purtroppo le ferie sono finite, si ricomincia a lavorare, sì. Napoli già ci manca, sì, mi dispiace Dario, quindi deduco che sei in Svizzera, però penso che hai fatto pure una bella vacanza, se credo che tu sia stato a Napoli, e me lo auguro, e cade si ricusato ovviamente, spero che sia riposato. Giorgio Embrea dice, ciao, ti fissate, ma qua la posteggia è un po' scemo, ti piace Antonio Amendola, ma hai cioè, capito la maga, da un già, quindi è inutile la moto tirare, Giorgio fa l'uomo, ti piace, compagni. Su, si trova più normale.
Io ci provo a leggere, però You'll never be alone SSCN. C'ero tenendo tutto quanto a freddo perché si è tenesi l'acqua congelata ancora. Beh, questa è un'osservazione bellissima. È perché ovvero, guarda, vincere pensato, bravo, è una cosa, una bella osservazione, battuta, perché proprio Mauro mi chiama. Comunque è una bella, è vero, è vero. 1988 Nemesis, Fabrizio, anche i maschi si prendono paura se uno non va piano piano. Ah, che se no, sì, che su fatto riferito alle posteggi, sì, ma oddio, l'uomo poi non pensa, cioè i maschi si vedono paura, la femmina, boh, non lo so, sinceramente, sì, penso che ci fa piacere, ma credo, poi non lo so, a me ci piaceva all'epoca quando posteggiavo, oddio, sì, è brutto proprio, la femmina, già, questa è un'uccessa, voglio fare le avance, ma niente, raga, proprio perché si uccessa, può capitare, no? Però se ne vogliono belli, penso che non vogliono ci fa piacere. O qua ci c'è tanto che se ne è mai capitato, che poi si vogliono fare questi avanzi. Sono sempre l'uomo che andare a stare. C'è film, si può troppo aspettare sempre all'uomo che ha da stare, da fare, eccetera. Veramente, il bot l'uomo ha ragione, si può scassare. Però comunque vi vogliamo bene lo stesso. E viva le donne, viva le donne. Del Napoli tifoso, ce lo racconto poco Barzelletto, ma questa è una richiesta che a volte arriva su queste live, ma io Barzelletto si ci proprio raccontare, se tu ci muovo questa pensavo, anzi, non sarà più di Barzelletto, ci mai saputo raccontare, c'è i due cose che si fa di Napoli tutto quanto sanno fa, e Barzelletto mi sa ci raccontare, e non sa ci più carto, io vi svelo anche questa cosa, c'è cioè, il carto napoletano, sa ci proprio qua, è una cosa proprio a me, io perché mo sta capitando, quando stiamo a mare, tu quando che carta napoletana, cosa, ui, ui, qua, ui, qua, ui, qua, gli scacci, mi sa, qua, non sa ci qua, sai perché, non è che non sa ci qua, sa ci qua, no, però, ma ci sembri, carta, ci sembra, schifa, non so, una cosa proprio, un buco, anzi, stai fermo, là, di quel capo, sai, un buco, però, per esempio, a me piace il poker, ecco, questa è una cosa che, ma non poker online, si sono fatto, mi piace il poker a carte coperte, io non mi piace passare, l'unico gioco di carte che mi piace a me, il poker, ah no, come si chiama, Old Texas, e quelli cazzo, no, un po' che vecchio stile, che carte, come, che è una cosa che a me piace. Quindi questa sera c'è una cosa nuova, che volete mettere. Alfredo Sozio, cioè, mi puoi salutare Ursula, una mia amica, ciao Ursula, ma fa ricordo un nome, un'attrice che si chiama Ursula Andres, no, un'attrice, non so che, non so, cioè, è famosa, però immagino di cazzo, no, però comunque è famosa, che senza il suo nome, però va a essere buono, secondo me. Vale Catanzaro, mi dedichi il primo rutto che ti viene? Eh beh, sicuramente, ma stasera, guarda, già sono le 22:12, mancano 20 minuti e secondo me non faccio tutto, stasera, boh. Gennaro Marigliano, c'è Lucia, ah no, pensavo a Barzelletta, eh? Gennaro Marigliano, c'è Lucia, continua la tua figura di merda in diretta, ma io una volta l'ho già raccontata, una figura di merda, fatta una merda, cioè, proprio figura di merda, proprio nel vero senso che mi cagai sotto, ma lo raccontai una volta, quando è... Toccata figura in merda, ma pur nata ci ha raccontato una volta in live, ho fatto la caretta per scalo quando facevo, sempre quando facevo questa pizza, ecco, infatti non ci fa proprio un video, ho passato a caro, la caruta per scalo, ho fatto la pizza ma asciutata, l'ha già raccontato, toccata figura in merda che ci ha fatto, dopo che là da là ho fatto, che ha già fatto un video aereo, con un magnifico, che fa la figura in merda, ma toccata figura in merda che ha già fatto, fammi pensare. Toccata figura di merda, cioè, mi bussa che mi arrivo, qua ci ho fatto buco, ah, ma allora c'è una figura di merda, ah, mamma mia, comunque siamo praticamente, siamo dei motorini, no? Allora tu sai, l'epoca 14-15, sembra che l'epoca all'aria ci ho fatto figura di merda, se ci pensiamo, dai 14 ai 16 anni ci ho fatto buco di figura di merda, ma all'epoca praticamente siamo tutti quanti motorini, sai, ognuno lo suo, e praticamente c'è, vabbè, ma che mi fai, è male dell'Andia, e di male dell'Andia. Male dell'Andia, io non so se vi ricordate ancora, perché mo passava pure giù sulle dell'Andia, comunque ci sta un vicolo, ma quando si esce alle dell'Andia, che motorine, che macchine, ci sta una specie di vicolo che fa i vestiti, no? Un po' curvo, cioè tipo un pari curvo, una retanata, no? Lo mo sai, un motorino è che cazzo, no? Perché tu, cioè, pare che stai tipo in una pista, sai, tipo un motociclismo, no? Fai il curvo con la orecchia, allora, mo, si può mai dire mio, ce ne sei mie, alle dell'Andia. Ascetto tu quando andai su Vico, se tu quando a correre così, io sono passato con Valentino Rossi, e sono passato tu quando la ricchia andava in un pari curvo,
i primi due bruschette erano buoni, adesso mi caduto un pomodoro in una strusciata andare, ma da crea accetto fuoco, io facetto proprio vista, assisci fuoco, l'andare, ma a parte che mi struccava, mannaggia, chi me l'ha morto, mi scioppai la coscia, tutto sangue, figurimmi, mi scioppai in di mano, toccavo i umani mi arrivo, stanno arrivando, e sta coscia, si motorino, a fianca da scioppare, fa una cagata, per fuoco, pure fuoco, ma che era la situazione, comunque c'è una di figurimmi, vicino alle domande, posso mai scoprire sta coscia, con motorino, quindi che se ne fai, mi faccio attualmente, comunque andiamo avanti. Sabato Romano non sei buono, non mi hai neppure letto sia su Facebook che qui, ma molto sto leggendo. Sabato Romano, ma io leggo tutto quanti i commenti, ma dopo ci faccio pure la spiegazione prima, che i commenti che mi vanno a finire sull'email, non è colpa mia, io leggo tutti i commenti. Nicola Monta, l'Ice Bucket Challenge o come si chiama, ma Nicola ha già fatto, non l'hai visto, perché evidentemente non l'hai visto, l'ho fatta già qualche giorno fa. Fabrizio Farro, adesso Fabrizio, ma le battaglie rap non le fai più? Come no? Non le stiamo facendo, però le faremo, perché è una cosa che ci è riuscita bene, la davo con Balotelli contro Reina, anzi, se non l'avete vista, ma penso che l'avete vista, andatela a vedere, sta un po' canale, si chiama Battaglia Rap, Balotelli contro Reina. Chissà, sicuramente ne faremo qualcun'altra, perché che cazzo, ci divertiamo. Maria Genovese, stasera mi sento Nurri, tu essere la mia regina? Antonio Mendocelo, se fa la parodia di Tool Meme di Stroma e ti amerò per sempre, ma mi ricorda tutta cosa, me l'avevi detta, ma io ti ricordo, noi la volevamo fare, però poi per detto un poco di tempo ci mettiamo a fare cose, non l'abbiamo fatta più, e sto come mica ancora mo mi dice la facciamo, e io mi rompo cazzo, perché poi quando passa una canzone passano pochi modi, mi rompo cazzo fa parodia, sono un po' così, perché mi piace fare un po' almeno sulle canzoni, mi piace riffare appena esce più o meno, che è meglio, no? Però che sacca, era una bella canzone, cioè siamo fatti sfuggire poco, però era una bella canzone. Diego Laure dice, vogliamo organizzare una giornata a fare balli di gruppo in mezzo a piazza del Plebiscito, Audi. Guarda, ti ricordo, Diego, i balli di gruppo è facile, ma sì, perché io sa c'è memoria, ci ho schifato, perché poi sono sempre gli stessi, ecco, e sapevo pure ballare, cioè sapevo fare, cioè sapevo tutti i passi, ecco. Oh, se oggigiorno tu mi metti un ballo di gruppo tipo che ne sacci, magari no, perché è una cagata, ma tipo che ne sacci, la colita per esempio, cazzo, quelle buche che mi ricordo di più, cazzo, che mi ricordo di più, manca colita, che erano cose che facevo tutti i sacrosanti urni, rindassi, sfaccimi i villaggi, perché ovviamente i balli di gruppo, sai, i signori, i guagnoncelli, cagavano i guazzi, l'ermametto, e quindi sapevo, e non si sacci fa più, questa è una cosa proprio vergognosa, che faccio praticamente i villaggi 7 anni, che marron, cioè veramente me leva giù proprio in capo, per tutta la vita pensavo che questi cose, e invece mi è riuscito. Però, perché no, però è una bella idea, che sa che balli che fossi, però questi panzannanzi, oramai, ma ruovi più, una volta più sicuro. Comunque, Mariano Genovese, dico solo un'orgia, addirittura Mariano Genovese proprio un malatone, proprio lì là, proprio fornuto, del tavolo diffuso, Diego vengo anch'io, però poi non mi piace, si fa. Ciro Cipollaro, ciao Ciro, puoi salutare me e Carmen, se non è da voi, Ciro, mannaggia, capodaggio, salvo tre formaggi, tre postumi, sei già andato ad ancora. Buonasera Fabrizio, felice Maiello, veramente sei venuto tardissimo, felice, ma non ti preoccupare. Mattia Natale, come ti trovi ad essere così famoso? Ma è un po' così famoso, quindi che cazzo è? Silvio Mirto, ma non farla la barba, io non la taglio da 4 mesi, ma chi si mose? Sto facendo una sciarpa parlata, perché effettivamente, se mammaggia, forse mi immagino se me la barba, però a me tenga mia moglie, non mi cazzo, ma parlo un bosco, un boschetto, Gesù Cristo, ma quindi, ma faccio il bode, ecco, vabbè, sì, il bode effettivamente è proprio troppo lungo, ma a me mi piace, magari, a me mi come una fuzza, non lo so, a me è una cosa, però, vabbè. Comunque, aspettate un attimo, riavvio i commenti, perché si sono bloccati come al solito. Stavo commenti Fabio Di Fusco, ma lo leggo a metà e quindi cioè, non riesco a aprire tutto quanto. Quindi, meglio che riavviamo. Tu vai a panna da voto, Fabio. Scusate, se faccio questa questione, ma sono poco cercato. Quindi, devo un attimo andare a capire. Paolo, c'è Roma, come mai sei diventato molto più social una decina di mesi? Da una decina di mesi facendo video su Facebook, foto simpatiche e cazzi vari. Prima non facevo manco cazzo, li sapevamo solo per i video su YouTube. È vero perché
È vera questa cosa. Io prima facevo video su YouTube, però coppa a Facebook ci stavo, perché ci stavo, però non ero proprio bravo, non ero proprio socialissimo. E poi ci capite che forse è bello come cosa, cioè alla fine, come da già fa capire, pure che cazzo. Poi i video su Facebook, sinceramente, non sapevo che cazzo potevo fare, cioè non è che ne volevo fare, sapevo che potevo fare. Vedevo queste cose che facevo Frank Matana, così, proprio così, però. Sai, non è che si può fare, boh, no, non trovavo la mia identità, tra virgolette, cioè, che cazzo va a fare, mo che hanno poco più agituato, mo metto a posto, ecco. E quindi, però poi fondamentalmente fotografia non l'ho sempre fatto, fotografia, c'è da Facebook, io ho detto, no, forse no, ma proprio perché, sai, ma chi ci faccio, mi fa, ma se devo nuovo stronzo, diciamo, ma ci abituata, ci sta buttando su stronzo, quindi. E sto facendo poi più una bella domanda, che sta, è vero, una netta, sono un po' più social. Valerio Ferrara, c'è stato pure il dico, grande, sì, l'abbiamo visto, Bovao, Valerio Paga, Ciaga, Fabio dico, gli faccio l'animatore, Bocco Ballo, mi ricorda ancora e penso che lui c'è pure, vabbè, allora se ci aiuta Fabio, allora dico, Valerio Paga, ci abbiamo poco, che più triste, fa, usare, poi ti passa, però capiamo, pente, che essa che tu andi a memoria invece non si asciuga. Gennaro Maritiano, Fabri, l'hai visto la bucket challenge di Marica Fruscio? No, sinceramente no, però se l'ha fatta, ci sta la cosa, cioè se arriva la maglietta che si sa proprio mille, puttano, cioè, staccano sempre, vabbè, c'è la sua pigna, è una poco fatta così, sta Marica Fruscio, mi scusa, è buono fare il zizza, e vabbè, comunque, bella zizza, questo si deve dire. Buonasera Frank da Michele Amato, non sa che io sono cieco. Partenope 31380, ma un augurio a tutte le Patrizie. Oh, oggi è stata Patrizia. Ma Patrizia mi fa ricordare la canzone di Tony Tammer. Patrizia, c'è, cioè, la canzone vecchia, gli asacci un pezzo pure lui. È bello. Un augurio a tutte le Patrizie, ovviamente, che oggi è Santa Patrizia. Alessio Jeff Perrotta Arli, ma ha gli occhi azzurri? Sì, ho gli occhi azzurri, sapete? Ma poi chissà, telecamera fa schifo, se vedo un voce, così, Silvio Mitto, Michele si chiama Fabrizio, non prendo io, beh, come siete bello quando mi difendete e dici, si chiama Fabrizio, poi chiamatemi Cerrone pure, tranquillamente, ma Frank no, perché non sono qui, voglio, su fatti Frank ha rispirato, ci sono da volte, con più di che faccio un video proprio, faccio proprio un video schema, sai, spiego proprio, guarda lo Frank, faccio proprio da Frank, Cerrone invece sono io, e così, o pubblico TV, no, così vado a imparare che succede. Benan 992, Fabri, che ne pensi dell'ice bucket challenge? Come le schizze su ice bucket, non lo so, ci dovresti fare come le schizze, proprio come schizze, proprio ice bucket challenge spaccato. Io penso che la pasta e fagioli è buona perché mi fa male la panza. Comunque, quantino 2 euro a me qua, e no sense, volevo fare a bellissimo nonsense, che mi spiazzato male, mi diceva, cazzo c'è perché. Stato un grandissimo nonsense. Chi è Valerio Ferrara? M. Kim Marcus Cron. Ah, chi nulla che agiti, chi è? Che tweet mi sono visto sopra in live, dove no, che la questo MK, che sarebbe Marcus Cron. Non lo conosco, per carità, ignoranza mia, ma non lo conosco. Alessio Jeff Perrotta Arby. Frank Madano lo conosci? Ma che cazzo, non conosco a Frank Madano, ma già ci. Aspetta, ci pezzi di commento, eccoli qua. Qua sta. Scusatemi, scusatemi, scusatemi. Patrizia, qua Patrizia, mannaggia, Patrizia, scusate, oggi ho avuto un po' questo cursore e se ne soffio dei commenti. Ah, Benan 992, come andavi a scuola Cerù? Una chiave, però, mi era proprio, intendo come voti, sì, ovviamente, no, sì, proprio una chiave, proprio. Veramente male, perché a me a scuola non è che gli è scemo, no, per carità, c'è, cioè, non rompevo pazzo, perché avrei una cosa proprio, cioè, a me piace solamente delle materie, mi piace solamente la storia, mi piaceva assai, la geografia mi piaceva assai, ma poi la gente già occupo, e comunque è lo spagnolo, mi piaceva assai pure lo spagnolo, infatti è una delle poche lingue che io ancora mi ricordo, la conosco, e poi pure riesco mai a scifrare la matematica, biologia, questi materie merda, non mi ricordo neanche come cazzo faceva all'istituto, comunque veniva da scuola. Roberto Esposito, cioè, ma perché Frank non partecipa alle live? Perché Frank non partecipa proprio più ai video, quindi si partecipa in live.
The Jerick 100, ciao Fabrizio, una new entry, si fort a Mugina, sta zana, la Mugina, Michele Amato, c'è Roma, è il prossimo video di un culo, no, un culo è fornuto, ormai penso che un culo penso che non verrà più a Napoli, però fosse bello, ho capito di un culo, fosse Vale Catanzaro, c'è Roma, non dire niente che fai, parla di scuola, veramente, io ho traumatizzato, non mi prendo la responsabilità che non si deve parlare di scuola ancora mo, cioè mo, perché da poco a cominciare è una cosa molto brutta, scusate, e chiamiamo, fai anche il pastore, hai ragione, scusate, Vincenza Stosel, non so come si legge, però Stosel, buttiamo, sei davvero un grande, vedi i tuoi video, cioè, mille voto, pensavo mille voto te le video. E mi fa piacere, Vincenzo. Scusami se ho pronunciato male il tuo cognome, Stosel, non so come si dice. Fammi capire tu come si dice, perché sto veramente in difficoltà. Roberto Esposo, ignoranti e ce ne vantiamo. Nicola Monda, c'ero quest'anno il banco delle mie prof, la fatte piezze piezze, vabbè, ma che se sono vandalismi, non sanno qua. Vale Catanzaro, già c'è, tengo la mondo, c'è. Daniele Smarrazzo, Fabri, mannaggia, un cazzo infurnato, non mi saluto mai. Poi, fai presto, fatto un cazzo infurnato, ci c'era, è una bella cosa. Immagina proprio un cazzo, proprio in due furne, proprio, sai, un attimo passo, ma pensa che lui alla sa, immagina imparire. Comunque ti saluto ora, perché poi Daniele Smarrazzo, questa cosa mi è piaciuta. Marco Bove, c'ero, ma po', sentuto più a che la faccimi casa caruto nord, manna, speriamo che sa visto il video che faccio la casa caruto, ma l'anime di destra vecchia, ma io faccio tutto il video perché ma c'è, ma non ci potevo pensare, voglio guardare che giorno, non ci potevo pensare, ieri sono andato romano, cazzo caro, chi se bella e buona, io domani che mi fare un video network marketing, compagna, mi pigliano poco un culo, veramente, su cretina. Voleva cirare, salutami, ma poi un video che durava 10 minuti, ahi c'è, ma scusa Manaco, cioè, ha messo video 10 minuti, ma ahi, mo ci siamo, già ti ha girato un numero di telefono, mi, ma ti ha girato un Skype, mi, ma tu a chi cusca su cazzo oggi, cioè, ma poi, un video di 10 minuti, dici, guarda, dura 10 minuti, ma stai sequestrando, ma spiegami la parola, poi, chi lo fa, un video che dura 20 minuti, ma allora ti ha girato un cazzotto in capo, con di due computer, cioè, non lo so. Allora, la casa caruto, ma è un periodo, io ti posso raccontare che va a finire, ma stanno tutti a panna, certi casa caruto, voglio mangiare, c'è proprio un bonus, attiro proprio il casa caruto in questo periodo. Comunque, salvo Sibillo, vuoi aprire la prima live, buonasera a tutti, comunque spaccato questo papello, mi scusa, ma io mo so che se ha già fatto qua, capite mi comunque sono un po' a cazzi guarda e poi mo ma lo sanno sono un po' capelli da casa Gianmarco Anzalone si mostra Vincenzo Stosel forza Napoli grande dice Cassitto Ciro voi ce lo seguono dalla Sicilia faccio qua grandissimo saluto a Ciro Cassitto grazie grande Ciro ti saluto dalla Sicilia forse fatto non faccio un cazzo facile a me segui a me la Sicilia non me lo spiego comunque forse perché si napoletano ovviamente stai là in Sicilia. Sara Silvestro, il 2 settembre non ci sto. Voglio portate un cartello con Gerone Nuzzolato, è vero, perché Sara aveva detto che portava. Poi si allusina a casa caduto, però tu scusi, che portavo cartello, Gerone non si lava, no? E tra non ci sta, vabbè, allora Sara non sei una persona corretta, avevi promesso questa. Adesso, Cassitto Cira, Partenopeo 31-380, tutto quanto che si fanno un bagno, quello acqua fredda per fare donazioni, ma a me. Ma a me casa è tutto scaldato a bagno, mi sto facendo tutti i giorni la doccia fredda, non devo controllare, accetto donazioni, allora, facciamo una donazione a Partenope 32380, se c'è anche il tuo IBAN, ecco, ci accattiamo scaldato a bagno, nuovo, perché io so che è una cosa brutta, che una volta ci cassa pure scaldato a bagno, ma mi sta andando, non so dove sta, e proprio fortunatamente qua time subito, però veramente è una cosa brutta, quindi siamo con te, sono col cuore, siamo con te, poi ti faremo anche una donazione, perché veramente... Tamma passa quello, tamma fa fin doccia in gazzetta. Fabio Di Fusco, cioè, secondo me, mo che ci vedremo tutti quando assieme potremo fare un bel video tutti assieme parlando un coppa, parlando un coppa agenda, no? No, oggi facciamo stiamo tranquilli, ci facciamo un bel incontro, ci salutiamo, facciamo le chiacchiere, ma un video caso mai, facciamo le riprese veramente di impegnativo. Angelo Di Micco, votato, c'ero, rimando, votonata, voto, sicuro, Angelo, veramente ti ringrazio, ringrazio tutti quanti, voglio a tutti quanti che state votando perché stiamo spaccando proprio. Voglio manca un minuto,
E vabbè, io vi saluto perché si è finita la carata, ecco, e niente, io voglio bene, vi saluto e vi ricordo veramente il 2 settembre si pubblica venire il programma per sempre vicino, poi vi faccio sapere l'orario, comunque poi lo scrivo su Facebook, caso mi faccio qualche video si può, per ricordarvelo, e vabbè, continuate, voglio continuate ma buttate, se potete, fino al 15 settembre questo concorso di Pandellas mi fa assai piacere, poi ci vediamo un po' a Facebook, ho costruito varie, ecco, toccata stronzata, esce sempre, quindi a posto. Poi io voglio bene, niente, buona serata, buone vacanze ancora a chi sta in vacanza, beh dai, salvare, e che sei qua. Ciao, io, ci vediamo prossimamente, ciao.